Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Nerd Village. Oggi siamo qua per parlare di competitivo in ambito vlog. Vi spiego. È stata pubblicata la soglia dei punti necessari per accedere al Day 1 del mondiale. Per quanto riguarda la categoria Master, stiamo parlando di 300 CP. Adesso, visto che la soglia dei punti nei tornei si è alzata rispetto a quella dell'anno scorso, in realtà un giocatore basterebbe anche fare soltanto locali per andare al Day 1 del mondiale. Quindi, visto che la maggior parte di voi comunque sta iniziando a fare tornei in competitivo o comunque già li fa, però ragazzi ci sta che uno ancora non è mai andato a fare una PC, ci tenevo a fare questo video che mi avete chiesto all'inizio e che vi faccio solo adesso, però l'importante è farlo, per farvi capire come ci si prepara per andare a un torneo di Pokémon. Quindi lasciate un bel like, commentate se voi già siete andati a un torneo, quindi se questo video manca qualcosa oppure ho detto tutto, oppure se siete dei nabbi o comunque ancora non avete preso le palle per andare a un torneo, spero che questo video vi possa essere utile per andare a rompere il culo a tutti quanti i vostri avversari nel nome di Nerd Village e di Mimikyu. In realtà ragazzi le cose da sapere devono essere poche ma sono comunque precise, mi raccomando. Allora, per andare a fare una PC innanzitutto vi serve una console. La console in questione, quello che vi consiglio io almeno, è quella di avere un 3DS, nel senso di avere una console con lo sportello. Perché, per chi non lo sapesse, le lotte durante le PC, durante i mid-season, si fanno con il collegamento infrarossi della console, quindi voi dovrete stare con il 3DS appoggiato sul tavolo di fronte a quello del vostro avversario. Adesso le cose, ragazzi, come si dice, chi non sospetta, diciamo, non va bene. Quindi noi, per essere sicuri, andiamo a prendere il nostro 3DS per evitare che ci scaldino le mosse, quindi ci vanno a guardare, ci vanno a spiare, anche se noi abbiamo il pennino. Noi andiamo a prendere una bella carta, che in questo caso è una carta di Force Will, ma adesso che ho preso quelle di Pokémon a Lucca, che fra l'altro le ho qua, ve le volevo far vedere, visto che tanto questo è un vlog tanto per, ho preso delle carte per portarmele anche ai tornei. Abbiamo un Cartana, abbiamo un Anilego, naturalmente chissà perché, poi abbiamo un Solgaleo GX, abbiamo un Lunala GX, abbiamo un Mewtwo GX e infine Mewtwo Promo, con l'artwork fantastico nella capsula. Poi ho un Mimikyu GX che però sta dentro il portamazzo di Force of Will. Però io comunque, già che ci sono, mi vado a mettere in Lego dentro la bustina, perché così almeno già ce l'ho pronta. Comunque, detto questo, vi stavo dicendo, prendiamo la nostra carta. Un attimo che già metto in Lego così almeno è più realistica. Ecco qua. Vado a prendere la mia in Lego dentro la bustina e la vado a mettere qua. Così, in modo che la carta, come vedete, va a coprire lo schermino e praticamente l'avversario non può guardare quello che facciamo. Quindi questa qua è una precauzione in più che va presa. Non sapete quanto può durare un torneo, quindi portatevi da mangiare, portatevi da bere, perché almeno ci avete tutto a portata di mano senza che spendete i soldi nel locale. Soprattutto portatevi un portafortuna, quindi nel mio caso questo piccolo Mimikyu, oppure sarà uno delle due Evolution, oppure il Mimikyu, quello là sopra più piccolo, quello là, perché quello là che ho preso a Lucca è gigantesco, quindi non posso portarmelo nella borsa. E il portafortuna ci sta. Poi comunque, specialmente se è Mimikyu che ti guarda così mentre tu giochi, cosa mi vuoi fare? Tu mi vuoi fare fake out? No, non credo proprio che succederà. Quindi portatevelo, perché comunque ci può stare, che vi serva. Una cosa importantissima è la team list. Io adesso ne ho presa una già compilata, perché pensavo che ci fosse un side event al mid season di Roma, che invece non c'è stato. Quindi mi è rimasta questa team list. Adesso vi faccio vedere. Deve essere, ragazzi, molto molto precisa, perché altrimenti vi squalificano. Quindi ci dovete mettere nome, cognome, ID, data di nascita, tutto il resto, vedete bene. PC side event io mi ero preparato, però in realtà non c'è. Ci dovete andare a mettere il nome del team se gliel'avete dato, il supporto del gioco, che in questo caso è cartuccia, nel mio caso non digitale, e poi ci stanno gli spazi per tutti i Pokémon. Quindi vedete, dovete mettere il Pokémon, la natura, l'abilità, l'oggetto che tiene e il moveset in ordine rigorosamente. Dovete mettere il sesso, quindi se è leggendario dovete mettere NA. Dovete assolutamente segnare il sesso del Pokémon, perché ho saputo chi è stato squalificato per non averlo segnato. E le statistiche devono essere del Pokémon a livello in cui è nella cartuccia. Quindi ad esempio il mio Mewtwo a livello 65 ha quelle statistiche. Quindi, perché poi in caso di passaggio alla Top Cut vi verrà fatto un hack check in cui si vedrà se i vostri Pokémon sono stati gennati, quindi fate attenzione se gennati Pokémon, fatelo bene, perché altrimenti vi sgamano, sicuramente ve li squalificano.
Quindi poi se andate a fare le lotte con tre Pokémon capite da voi che è anche inutile andare avanti. Quindi mi raccomando, la team list deve essere precisa, certosina, rileggetevela milioni di volte. Un altro strumento necessario, anche se le PC sono in best of one, è un quaderno e una penna. Questo perché? Perché vi andrete a segnare i Pokémon del vostro avversario e le mosse. Quindi ad esempio questo è del mid-season di Roma, vedete io ho preso degli appunti. Io mi sono andato a segnare i Pokémon che si è portato in ordine, quindi abbiamo Lunala, avevamo Incineroar, Kartana, e io devo andare con la gamba quindi non ci azzeccherò mai, Xerneas, mi sono segnato mano a mano le mosse che avevano, mi sono segnato i tre punti, quindi Incineroar, Baccona, più lento del mio, Kartana che tendenzialmente poteva essere Assault Vest, quindi tutte queste cose qua, perché in best of one comunque vi servono per tenere d'occhio la situazione e se poi ribeccate l'avversario magari in Top Cut già avete gli appunti, mentre invece nel caso di una best of three comunque vi serve perché almeno voi già sapete che quel Pokémon è fatto in quel modo e quindi potete farlo, nel senso portatevi un quaderno e una penna dove scrivere tutti i vostri appunti per quanto riguarda l'avversario che avete beccato. Altre piccole cose che vanno portate sono sicuramente il caricabatterie del Nintendo, perché dovete andare col 3DS carico al 1000x1000, però portatevelo comunque perché magari avete una console vecchia che si scarica subito, quindi è meglio sempre portarvi un caricatore per eventuali esigenze, perché non potete calcolarlo, magari andate in Top Cut e finisce alle 11 il torneo, nel senso non potete saperlo. E poi ragazzi soprattutto dovete andare lì con la voglia di divertirvi e di strappare sicuramente qualche punto, però non andate lì nel senso a fare i gradassi, a fare le cose, perché la community di Pokémon è veramente gentile, è veramente disponibile. Chiedete sempre scusa se crittate, anche se dentro di voi godrete, però comunque chiedete scusa perché il vostro avversario sicuramente lo farà. Potete tranquillamente smadonnare senza andare nel volgare, quindi occhio a non fare come fa il Gala che smadonna, anche se sarebbe bellissimo poterlo fare, anche se comunque qualche bestemmiona vola ogni tanto, anche perché poi ragazzi siamo a Roma, il Gala sta in Toscana, quindi capite da voi che sono cose anche abbastanza naturali. E detto questo, io spero che questo video possa esservi utile. Se non siete ancora andati a fare i tornei, ancora, mi è uscita un po' burina questa cosa, andateli a fare perché i tornei sono il miglior banco di prova per noi giocatori competitivi. Vedete il vostro avversario faccia a faccia, interagite con la community, iniziate a vedere le regole vere del gioco. Quindi mi raccomando ragazzi, andate a fare i tornei, veramente muovete gli ingranaggi della macchina del competitivo, perché nel nostro piccolo non siamo top player, però possiamo fare molto per la community e per tutto il resto. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto e vi è trovato utile, lasciate un bel like, commentate, condividete. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, un saluto al Village, bella per voi, ciao.